Il diario di Harold Warner Mann. Lettura di libri in pillole. Lo straniero arrivò ad Old Erm a bordo di un peschereccio poco prima del crepuscolo. Poche persone erano fuori quando attraversò il villaggio. Portava un sacco sulle spalle e chiese a qualche passante dove fosse possibile alloggiare finché non arrivò alla locanda dei due corvi. Nel frattempo si era fatto scuro ed era troppo tardi per proseguire. Quando entrò nella sala principale insieme ad una folata di vento, tutte le teste si girarono e cadde il silenzio. Non fu colpito dal posto, ma chiuse la porta, ignorò gli sguardi curiosi e si diresse a grandi passi verso il locandiere che si era alzato a salutarlo. Con un accento duro ma comprensibile, lo straniero prese accordi per un pasto ed una stanza. Dopo aver mangiato scones, una porzione di haggis e un brodo d'orzo davanti al quale fece una smorfia, beve un boccale di birra e salì al piano superiore, facendosi luce con una candela. Provò il letto e vi si sprofondò con un sospiro. Ora che il suo lungo viaggio stava per terminare, si sentiva esausto. La stanchezza gli annebbiò l'usuale cautela, non guardò sotto il letto come era sua abitudine, né smosse la trapunta che arrivava al pavimento su entrambi i lati. Si tolse l'alto cappello di astrakhan e il pellicciotto di pecora e lasciò cadere, dove capitava, il paio di stivali di feltro. Ancora vestito dei larghi pantaloni e della lunga camicia di lino stretta in vita da una corda annodata, si stese e si addormentò immediatamente. Dopo circa un'ora di silenzio, il garzone, che era sotto il letto, scivolò silenziosamente fuori, ma lo straniero si svegliò a quel lieve rumore e si sollevò su un gomito. Il ragazzo si nascose di nuovo. L'uomo andò alla porta. Era priva di saliscendi e di serratura. Annaspò nel buio in cerca dello sgabello, che era l'unico mobile, oltre il letto e un rozzo tavolo, e lo sistemò contro la porta. Riaccese la candela e si distese sul letto, restando con gli occhi aperti. Aveva un sonno leggero. Il letto, ben imbottito di paglia, gli sembrava troppo morbido. Mesi di viaggio l'avevano reso avvezzo alle scomodità e poi aveva molte preoccupazioni. Grazie all'insonnia, si accorse che tre uomini salivano le scale verso la sua stanza. Come un grande gatto, balzò accanto alla porta in un secondo, sollevò silenziosamente il tavolo e lo sistemò sotto lo sgabello. Prima che gli uomini arrivassero alla porta, aprì il sacco e ne trasse un'arma insolita. Il garzone lo guardò attentamente attraverso la rozza trama della trapunta. Osava appena respirare. Se avesse avuto familiarità con le armi antiche, avrebbe capito che quello era un arco scita smontato e arrotolato. Ma poiché era solo un garzone di locanda che aspettava di fare quanto gli era stato ordinato, guardò l'arma e si chiese con trepidazione quando sarebbe arrivato il momento giusto. La sua mano era stretta intorno al randello imbottito di piombo. Solo quando lo straniero aprì e tese quell'ovale strettamente avvolto, il ragazzo capì che si trattava di un arco fatto di legno, colla, filo e corno. Lui non sarebbe stato in grado di tenderlo, ma lo straniero conosceva bene la tecnica per farlo. I muscoli si gonfiarono sotto la camicia mentre torceva, tirava e tendeva. Con disinvoltura fece scivolare la robusta corda al suo posto. L'asta di legno ora acquisì la sua forma giusta. Era un arco alto circa 2 metri e del peso di una cinquantina di chili. Era incredibile che, smontato e avvolto a spirale, riuscisse ad entrare nel sacco. L'uomo appoggiò l'arco a terra senza far rumore, prese molte frecce corte e pesanti e si mise ad aspettare. Sentì respirare dall'altra parte della porta. Qualcuno spinse il battente. La tavola si mosse di qualche centimetro. Qualcuno bestemmiò. Un'altra imprecazione soffocata, poi il tavolo avanzò ancora. Lo straniero incoccò una freccia sulla corda, sollevò l'arco, lo sgabello si rovesciò, la porta si socchiuse e un uomo scivolò nella stanza. Il ronzio dell'arco e l'urlo di dolore furono simultanei. Trafitto al petto, l'assalitore cadde. Dietro di lui c'era un altro uomo che cercava di tirarsi via la freccia che era affondata nel suo braccio dopo aver attraversato il corpo del suo compagno.
Era stordito dall'inattesa piega che avevano preso gli avvenimenti. Era un quadro vivente, rotto d'improvviso da un grido di gioia. «Entrate, ragazzi, il gonzo è sistemato!» Il garzone aveva adempiuto al suo dovere. Lo straniero, con la testa sanguinante, era disteso, privo di sensi, a terra. Lo presero a calci, lo maledissero e lo picchiarono. Poi fu portato fuori della locanda, gettato sulla soma di un mulo come un vecchio sacco e legato con il collo e le caviglie sotto il ventre dell'animale. Il gruppo partì quindi alla volta del castello dello stregone. I primi raggi del mattino illuminavano la torre rotonda. Nel frattempo lo straniero si era svegliato completamente. Dalla posizione in cui era, la torre sembrava ancora più alta di quanto fosse in realtà. Si librava nell'azzurro. Non erano visibili né porte né feritoie, e questo parve spaventare il prigioniero più della sua condizione pericolosa. Gli occhi gli si spalancarono, lottò violentemente, urlò qualcosa in un dialetto barbaro e incomprensibile ai suoi catturatori. Solo quando fu colpito ripetutamente, cessò di strillare e gettò un'occhiata spaventata alla torre. Non si tranquillizzò del tutto finché l'entrata al pian terreno non fu visibile e fu liberato dalle corde che gli legavano i piedi. Poi venne spinto rudemente verso la porta e lungo le scale a chiocciola che portavano al nido d'aquila. Il mago alzò lo sguardo con impazienza malcelata. Era perso nei suoi pensieri. Aveva una vaga idea di mettere una nuova stella a 5 punte nel sacrario. Ora, disturbato all'improvviso, abbandonò le sue fantasticherie alla vista dell'uomo che si dibatteva con occhi selvaggi e grugniva attraverso il bavaglio che aveva sulla bocca. Irritato, Gunzius urlò: «Fatelo star zitto, stupidi!» Un colpo immediato sulla testa fu sufficiente a far cadere il prigioniero sulle ginocchia, di nuovo incosciente di quanto lo circondava. Il servitore avrebbe dovuto sorprendersi di non esserlo dato per la propria azione repentina. Se anche lo fu, non lo mostrò quando il mago gli disse in tono aspro: «Non in questo modo! Per sempre! Come te!» Il servitore aprì la bocca. Era una caverna vuota. Occorse solo qualche secondo perché al prigioniero fosse afferrata con forza la lingua e gli fosse tirata tra i denti. La lama di un pugnale fece il resto. Il dolore fece rinvenire il prigioniero. Il suo grido fu solo un gorgoglio. Il volto dei suoi catturatori non mostrò alcuna simpatia. Gunzius lasciò la camicia dell'uomo, gli tastò le costole, sentì la forza dei bicipiti e la durezza dei muscoli del ventre. Strappò gli ampi pantaloni e ispezionò inguine e genitali. Soddisfatto di non trovare alcun difetto, ghignò: «Un bel esemplare. Il mio signore sarà contento. Rinchiudetelo fino al plenilunio. In 2 settimane guarirà e sarà pronto. Ha degli abiti puliti nel suo sacco? Bene, gettateli dentro insieme a lui. E per l'amore di Belial, pulitelo! Deve avere un aspetto presentabile!» Il mago lanciò una moneta d'oro a ciascuno. Quelli si batterono una mano sulla fronte, alla maniera marinara, e spinsero il prigioniero semisvenuto verso la prigione sotterranea ad un cenno del mago. Li allontanò dai propri pensieri, prese una penna e la intinse nel calamaio rosso. Esasperato per l'incapacità di pensare, asciugò la penna e la pulì. «No», mormorò inasprito. «Gunzius, concentrati! Il leone verde deve divorare il sole, non il rosso!» Ritornò quindi ai suoi calcoli. Nel nord pieno di ghiaccio, i danzatori celesti si incresparono e ondeggiarono silenziosamente nel cielo, facendo impallidire la luna piena che stava sorgendo. Qualcosa di enorme, nero e goffo, si staccò da quegli alti stendardi, si alzò in volo sul mare e poi attraversò la grande spaccatura della terra che divide la Scozia in 2 parti. Guardò in basso il Loch Ness e qualcos'altro si alzò verso la sua ombra veloce, in spire che si contorcevano come un luccio sale verso l'esca. Poi affondò nelle acque oleose e la creatura volante continuò a sbattere le ali, passando a volo sul lontano fiordo di Morei. Calò, rimpicciolì e discese sulla terra illuminata dalla luna. Ora era una cosa che correva. Vacillò, più alta dietro che davanti, e scivolò verso il castello dello stregone.
Mezzanotte, tutto era pronto. Lo straniero pendeva nudo dalle catene che si trovavano davanti all'altare di Baran Satana. Aspettava il colpo del coltello sacrificale di Selce. I ceri neri, appropriati all'atto solenne, gettavano la loro luce nera nel sacrario. Oltre il prigioniero, nessun altro essere umano era vicino. Il servitore addetto al castello stava ripulendo la cella dove era stato l'uomo fino a quel momento. Avrebbe ereditato ogni bene lasciato nella prigione, come gli era dovuto. Guntius scoprì il braccio destro. Non perse tempo nei preamboli. Tutte le invocazioni necessarie erano state fatte. Lo straniero lo vide arrivare. Cercò di parlare, non emise alcun suono articolato, scosse solo il capo per la disperazione, sperando fino all'ultimo in una grazia. Il rapido affondo della lama affilata come un rasoio lo aprì dalla cassa toracica all'inguine. Dimentico di ogni altra cosa, Guntius si chinò avidamente sulle interiora che giacevano scomposte sul pavimento di pietra. L'arte dell'antropomanzia non tollera indugi se le divinazioni devono essere veritiere. Per il momento non aveva occhi per l'asticella tremolante del treppiedi, non le prestò alcuna attenzione. La lancetta, per la prima volta, puntava direttamente verso la torre del castello. Oscillava, seguendo un piccolo cerchio, come se il suo obiettivo stesse facendo la stessa cosa. Prima che la ruspice, perché Guntius si considerava in un certo senso un sacerdote, avesse completato la sua divinazione, fu interrotto da un grido selvaggio, disarticolato, del servitore muto, che arrivò di corsa dalla prigione sotterranea. In una mano aveva le monete straniere e la carta, che con una certa ironia era stata lasciata al prigioniero. Spinse il tutto verso Guntius, che si girò adirato, ma l'uomo non si lasciò scoraggiare. Gracchiò e ansimò nel tentativo di farsi capire. Poi, preso dalla disperazione, il muto lasciò cadere le monete nel sangue che si stava raffreddando e spinse i fogli nella mano del mago. Prima quelle carte erano bianche. Il servo indicò l'iscrizione. «A qualsiasi Gunnar che viva nella terra degli scozzesi». Un brivido premonitore scosse Guntius, che cominciò a leggere. «Ci sono dei soldi qui, tutto quello che ho. Sono molti soldi. Sono rubli russi, ma sono soldi buoni. Prendili, tienili. Sono tuoi, tutti. Ma per quanto ami Dio e temi le pene dell'inferno, ti prego, ti supplico, ti imploro, cerca di guadagnarti quello che ti lascio». Cerca mio cugino, che vive da qualche parte in questa terra barbara. Dagli quanto ho scritto, mi vendicherà dei miei aguzzini. Presto, lo so, morirò. Non posso trovarlo, non posso parlare, non posso chiedere pietà, sono all'inferno. Ti ho servito, mio Dio, è questa la ricompensa? Ho fatto un solo errore e sono all'inferno. Oh, chiunque trovi questi fogli, non rischi di essere maledetto da un morto, ciò che io sarò presto. Ti scongiuro, per tutto quello che temi, per tutto quello che ami, fai ciò che ti chiedo. Aiutami a liberare il mondo da un demonio che è anche tuo nemico, ed io ti benedirà. Guntius riusciva a malapena a tenere i fogli tra le mani tremanti. Inorridito, cercava di negare quello che i suoi occhi scrutavano con ansia febbrile e la sua mente rifiutava di accettare. Continuò a leggere. «Provengo da una vasta famiglia, è sparsa in tutto il mondo, ma siamo una famiglia, ci amiamo l'un l'altro, ci prendiamo cura l'uno dell'altro, ci teniamo in contatto. Dobbiamo farlo, siamo odiati da molto tempo, perseguitati, cacciati, uccisi come lo sarò io». Abbiamo solo la nostra famiglia che ci ama e non siamo rimasti in molti. Mi fu raccontato tutto quando ero molto piccolo. Mio padre mi raccontò la storia ed io ci credo. Devi crederci anche tu che troverai questo scritto. Devi! È troppo tardi per me, ma può essere la tua unica speranza. Credimi o sarai condannato. E se sarai condannato, tu sarai dannato. Trova mio cugino, il mio amico. Tutto cominciò a Ponkert, ossia questa terribile maledizione che grava sulla mia famiglia. Un uomo che vi abitava divenne un lupo mannaro. Devi credermi, perché è vero. Me lo ha detto mio padre. In tutta la sua vita non ha mai mentito. Un lupo mannaro che aveva una bella moglie e una graziosa figlioletta.
Il demone che guidava il branco fece compiere a quell'uomo un'azione terribile. Egli uccise la sua propria moglie e avrebbe dato in pasto al branco la figlioletta se non l'avessero soccorsa. Questo l'uomo non lo seppe mai. Pensando che entrambe fossero morte, egli distrusse il branco, ma il signore del branco scampò. Giurò eterna vendetta su quella famiglia fino a che ne fosse sopravvissuto un solo membro. Non importava quanto tempo ci sarebbe voluto, anche secoli, perché sembra che quel demone sia immortale. Ma può essere sopraffatto. Così mi ha detto mio padre e non mentiva. A causa dell'odio eterno per la mia famiglia, si assicurò che la bambina vivesse, si sposasse e avesse figli, in modo che la famiglia sopravvivesse e gli fornisse vittime per la sua ira. Doveva essere una ira straordinaria, visto che non è mai diminuita. Esiste ancora. Lo so, perché ne ho visto le conseguenze io stesso. Gunther non è il cognome della nostra famiglia. Il nonno di mio padre si chiamava Gunnarsson. Ma quando i cinque fratelli Gunnar si sparsero per il mondo, cambiarono di poco il loro cognome, in modo da far perdere le nostre tracce al Signore, ma non tanto da perdere i contatti fra di noi. Mio padre, come ho detto, era un uomo buono, un santo. Avrebbe potuto diventare sacerdote, ma aveva bisogno di figli. Era nato con la camicia ed era il settimo figlio di un settimo figlio, perciò vedeva cose nel futuro che gli altri non vedevano. Tutti i suoi fratelli morirono del fuoco di Sant'Antonio. A quei tempi nessuno sapeva che la farina di segale può uccidere, ed io fui il suo unico figlio, l'ultimo del nostro ramo. Mi dedicò tutte le sue cure ed il suo affetto. Fui educato per la mia santa missione, distruggere Ponkert, quel villaggio crudele, malvagio, e sconfiggere o uccidere il Signore se fosse arrivato per proteggere il luogo di origine del nostro clan. Mio padre disse che sarebbe arrivato e mio padre diceva sempre la verità. Ero cosciente di essere un eletto, di essere una persona particolare, unica al mondo, un uomo con un destino. Di conseguenza, non fui sorpreso quando l'angelo venne a dirmi che il giorno era arrivato. Mi inginocchiai davanti a lui, sapevo al di là di ogni dubbio di essere l'eletto. Il mio genitore morto aveva ragione, la mia missione era santa. L'angelo mi benedisse, ponendo le sue mani sulla mia testa. Dovunque mi toccò, il segno santo fu su di me. I miei capelli divennero bianchi sotto il tocco delle sue dita. Sono venuto a te dalla mia casa di Kadath, nel gelido deserto, disse solennemente mentre mi benediceva. Mi inchinai dinanzi a lui e le sue mani gelide mi bruciarono il capo. Questo è l'anno delle sacre scritture, l'anno della bestia, l'anno del 666. In questo anno di apogeo vai a compiere il tuo dovere. È il tuo anno, è il tuo giorno. Lascia da parte tutte le cose insignificanti e vai per il mondo a predicare la fine, perché la vita è sofferenza e lo sforzo è vanità. Va per tutta la Russia a raccogliere i tuoi discepoli e porta la parola a tutti. Tutti coloro che ti daranno ascolto e rinunceranno alla loro vita mortale non conosceranno mai più il dolore, ma entreranno nella sublime compagnia dei beati. Viaggia attraverso tutte le terre del nord e quando questo sarà compiuto, allora vai a Ponkert. E io andai. Ora sapevo che la mia missione era santificata da Dio. Per molti mesi vagai per la Russia, talvolta viaggiavo in numerosa compagnia, talvolta solo, perché coloro che mi seguivano non sopportavano a lungo le miserie di questo mondo e lo lasciavano presto. Ma io non lo feci. Per quanto bramassi le gioie del paradiso, ero conscio del mio dovere. Ero prescelto. Dovevo andare avanti. Non potevo permettermi di riposare. Non dovevo dimenticare la mia missione, non potevo avere la pace della morte finché non avessi distrutto Ponkert. Infine arrivai a quel villaggio perfido. Vi predicai come non avevo mai fatto prima e convinsi quella gente dall'anima nera, come avevo convinto mille altri, dei loro peccati e del modo di redimersi. Ed essi chinarono il capo e piansero, riconobbero le loro iniquità e mi pregarono di salvarli. Allora dissi loro la verità.
Non c'era salvezza per loro, a meno che non comprendessero che rinunciando alla loro vita mortale avrebbero raggiunto la vita eterna nella felice compagnia dei santi benedetti e degli angeli. E la verità si fece strada nei loro cuori, per cui fecero i loro voti. Io benedissi la loro opera e spiegai come doveva essere compiuta. Dovevano fare come coloro che in Russia avevano visto la luce, si erano aperti la loro strada per il paradiso e ora erano immersi nell'ineffabile beatitudine della comunione, insieme a coloro che erano andati prima di loro a sedere alla destra del nostro Signore. Ed essi urlarono i loro alleluia e fecero i loro voti. Prepararono dei fuochi grandi quanto le case e costruirono alte torri tutte di pietra e di travi robuste e ruppero il ghiaccio nel fiume come avevano fatto tutti gli altri in obbedienza alla mia preghiera. Cantarono, danzarono e andarono incontro al loro destino sperando nella felicità eterna. Ed io ero felice di compiere il dovere per il quale ero stato prescelto, il sacro dovere per cui ero nato. Oh, qualche anima debole si sgomentò al momento di lanciarsi nelle fiamme e avrebbe voluto uscirne, perché è vero che lo spirito è forte, ma la carne è debole. Ma c'erano sempre coloro che, più risoluti e più forti, li spingevano avanti per la salvezza della loro anima. Colui che ama il suo prossimo potrebbe mai negargli le gioie che non può guadagnarsi a causa della sua fragilità? Nello stesso modo, coloro che si erano fatti calare volontariamente nelle alte torri senza tetto, quando la loro esaltazione svanì, si accorsero che le costruzioni non avevano né porte né finestre e chiesero a gran voce di essere aiutati a fuggire. Ma noi, sapendo che era la follia della bramosia a parlare e non il sincero desiderio, non assecondammo la loro debolezza. Li lasciammo perciò gridare orribilmente finché tutte le voci si acquietarono e noi sapemmo che le loro anime erano volate in cielo ed erano felici e soddisfatte di noi. Infatti gli uccelli arrivarono a grandi frotte, entrarono nelle torri dai tetti aperti e si nutrirono dei resti. E ci furono donne che non volevano soffocare i loro piccoli sotto il ghiaccio, sebbene esse stesse desiderassero farlo, perché pensavano che i figli avrebbero dovuto provare di più dei piaceri vani di questa terra prima di saggiare quelli duraturi dell'eternità. Fortunatamente i miei discepoli, che avevano visto molte volte questi cambiamenti di idee, erano convinti e decisi e, armati di lunghi pali, compirono l'opera che le madri erano riluttanti a compiere. E così si guadagnarono grandi meriti. E alla fine, i pochi che erano sopravvissuti capirono che la morte in se stessa non è gran cosa se comparata alla ricompensa eterna. Allora si recarono alle forche, misero giù i corpi di coloro che avevano già scelto quella via alla gloria e adattarono il cappio al proprio collo, senza essere spinti da nessuno. Alla fine, il popolo di Ponkert era tutto morto. I miei discepoli se ne erano andati ed io fui lasciato solo in quel perfido villaggio. Sapevo che restava da fare una sola cosa per compiere la mia missione. Il ricordo stesso di Ponkert doveva essere cancellato dalla faccia della terra. Le menti degli uomini e i loro corpi dovevano essere purificati dalle fiamme. Allora appiccai il fuoco a tutte le case mentre soffiava un vento forte. L'incendio arse finché non rimasero solo ceneri e poi l'angelo venne a benedirmi e ad elogiarmi, come pensavo, e appresi di aver sbagliato. Avevo peccato. Sono dannato per sempre. Perché la creatura che mi era apparsa nelle sue vere sembianze non era un angelo, ma un demone degli abissi. Ero stato ingannato. Mio padre era stato imbrogliato, perché sapevo che non avrebbe mai potuto mentire. Sì, anche lui era stato raggirato. La tunica bianca e fiammeggiante cadde. Il meraviglioso corpo si aprì come un guscio rotto e al suo interno apparve una faccia orrenda. Allora capii. Era il Signore, il nemico della mia gente. Egli mi guardò ridendo. Queste furono le parole che mi rivolse. Fuggi un altro po', come uno scarafaggio che cerca di evitare il colpo, disse. Che disprezzo! Quanto mi sentii umiliato! Quanto mi sentii perduto! Corri! Non fa nessuna differenza quanto sarai veloce o quanto lontano arriverai. Ora mi appartieni. Quando ti vorrò, verrò a prenderti.
e lo gnomo nero, che si era spogliato del suo superficiale guscio di bellezza, mutò ancora ghignante in una nube nera. Il vento la prese e la soffiò via insieme al fumo nero di Ponkert in fiamme, ed io corsi, abbandonato dalla mia fede. Oh, tu che troverai questo scritto, abbi pietà di me, sii misericordioso. Se la misericordia esiste in questo luogo di tormenti, non distruggerlo. Portalo a mio cugino Gunnar, e della famiglia mi vendicherà. Oh Dio, mio Dio, ti ricordi di me? Tu, e tu solo, sai come io sia stato ingannato. Guntius sgualcì i fogli di carta tra le mani tremanti e li lasciò cadere, senza curarsi di dove andassero a finire. Non prestava più attenzione al sacrificio che si stava disseccando. Per lui ormai non aveva più alcun valore. Mandò via il servo muto. Il mago si sentiva improvvisamente vecchio ed inerme. Secondo tutte le leggi della magia, lui non solo aveva vanificato la sua lunga e paziente preparazione, ma, scegliendo come vittima del sacrificio un proprio parente, aveva compiuto un peccato imperdonabile. Aveva messo la sua anima in pericolo e il suo corpo in un rischio gravissimo, perché, troppo tardi, si era accorto che la lancetta era capovolta. Non indicava né la Moscovia né il cielo soprastante. Ancora tremolante, dirigeva la sua punta verso lo stesso corridoio che Guntius aveva usato per passare attraverso le camere dei sette pericoli per raggiungere il sacrario. E prima che potesse afferrare il coltello di Selce o prendere dal muro la sua bacchetta del potere, il suo nemico entrò nella stanza. Sulle prime Guntius si sentì sollevato. Pensò che il suo signore fosse venuto a proteggerlo. L'omuncolo Mandragora urlò il suo avvertimento. Non era stato ingannato, sapeva. Cercò di strapparsi le cavigliere, preso dal panico per quegli occhi brucianti che lo sfioravano, si liberò, allargò le sbarre della gabbia e si precipitò verso il vaso di vetro della Sibilla. Dimentico di ogni altra cosa tranne che del suo desiderio insoddisfatto, ruppe il magico sigillo di Salomone con le dita di legno, aprì il vaso e prese la Sibilla. Immediatamente i due furono uniti nel piacere. Dopo qualche istante erano entrambi morti. Il Signore aveva parlato. Le vibrazioni di quella voce frantumarono i loro minuscoli cuori. Non era stato difficile entrare, che Im rise quando vide le futili guardie che erano state poste contro il suo arrivo. Fu divertito dalla stella a cinque punte. Non doveva scavalcarla, perciò non c'era alcun bisogno di bruciarsi le dita per sollevare il talismano. Non costituiva un ostacolo. Aprì le ali e si calò da sopra nella stella a cinque punte. Lilith ed Ecate erano sue vecchie amiche e conoscenti. I loro poteri si negavano a vicenda quando si opponevano ai suoi, anche se fossero state propense a combatterlo. La prima era la donna più importante del mondo, l'altra il suo esatto opposto. Egli le ignorò. Sorrise al ritratto di Selene, che Im la conosceva come Astgik, il suo nome babilonese, e anche come Nane, la piccola stella, dea della voluttà, protettrice delle donne. Nessuna donna era nella cittadella, pensò Keim. Sogghignò dell'ignoranza della sua preda. Se invece ci fosse stato Veretrangna, il distruttore di mostri, dio di valore, la situazione sarebbe stata più interessante. Entrare sarebbe stato incomparabilmente più difficile. Forse sarebbe stata perfino necessaria una battaglia. Così come stavano le cose, egli alzò la pietra circolare con facilità e discese nella cripta, non ostacolato da influenze maligne della luna piena, amica da tempo immemorabile di tutto il suo genere. Mantenendosi a distanza dalla salamandra, la convinse a lasciare il suo rifugio di braci. Prestando sempre una certa attenzione, perché dopotutto fiamma, fuoco e abbagliante chiarore del giorno erano le uniche cose che Keim temeva veramente, la invitò a seguirlo. Egli continuò ad avanzare. Il fuoco elementale gli camminò dietro, obbediente. Ancora con il suo aspetto naturale di gnomo nero, spaventò il ghiotto Gulon al suo ingresso. La bestia si ritrasse e si preparò all'attacco, fedele agli ordini ricevuti. Ma il Signore lo toccò con le sue mani di ghiaccio.
Poiché non mancava da molto dalla sua dimora settentrionale nella lontana Kadath e il gelo era ancora in lui, il cuore del rapace Gulon si ghiacciò nel suo corpo. I due passarono nella camera gialla. L'anfisbena dalle due teste e il diavolo di Tasmania gli diedero ancora meno problemi. L'anfisbena si accucciò, mise entrambe le file di zampe anteriori sulla doppia serie di occhi, con l'intenzione di farli passare senza nemmeno un sibilo di protesta. Ma il signore toccò le catene che legavano il diavolo di Tasmania, non appena l'animale si allontanò da lui. Gelati dal freddo dello spazio, gli anelli si ghiacciarono, persero forza e si spezzarono. Le due bestie si assalirono con antipatia reciproca e con un impatto violento. Kaim le lasciò, dopo aver fatto in modo che scaricassero l'una contro l'altra la rabbia che non avevano osato riversare su di lui. I draghi alati, che erano nella stanza successiva, trattennero il fiato per la paura. Cominciarono a correre in circolo e ad urlare, finché stanco del frastuono, Kaim si trasformò in una nebbia densa e soffocante. Asfissiati, gli animali caddero intorno a lui e ingombrarono il pavimento, mentre il signore proteiforme ritornava alla sua forma originale. La salamandra, sempre famelica, ne afferrò uno che crepitò nella sua bocca fiammeggiante. Stava ancora sgranocchiando allegramente quando entrarono nella camera verde. Fu il suo ultimo momento di gioia. Lo spirito maligno delle acque avvolse le braccia nodose intorno al suo nemico naturale. Poiché erano di eguale forza, nessuno dei due riuscì a vincere l'altro. La lotta finì con la loro distruzione reciproca. Si sentirono uno sfrigolio ed un gorgoglio, come di lava che cade nel mare, un sibilo come di acqua che si versi su lava liquida. In una nube di vapore che riempì la camera, Kaim guardò i resti delle due creature. Erano morte. Le sue labbra nere si tirarono in un sogghigno. Ora il signore era senza compagnia. Solo abbatté con facilità il su della Patagonia e il troll, perché ciascuno dei due cercò di proteggere l'amico, invece di difendersi. Li lasciò morti e stecchiti, stretti l'uno nelle braccia dell'altro, e senza compiangere il destino di nessuno dei due, entrò nella camera violetta dove il basilisco aspettava con gli occhi scoperti, cosciente della presenza di un nemico, non spaventato e sicuro di una facile vittoria. Ahimè per il re, nessun basilisco aveva mai incontrato Kaim o qualcuno più pericoloso di lui. Non c'era niente nella sua memoria genetica ereditata attraverso il plasma ad avvertirlo. Come poteva sapere che quello era uno sguardo che doveva evitare di incontrare? Affrontò quello sguardo e si contrasse. Kaim scavalcò la coda che si contorceva e che non avrebbe cessato di tremare fino al sorgere del sole, e finalmente arrivò alla sua meta e alla vittima prescelta per quella generazione, Jean Guncius. Lo aveva avvertito che quel momento sarebbe arrivato. La nuova stella a cinque punte del mago non era stata ancora attivata dalla bacchetta del potere. Non gli era sembrato necessario farlo durante quella semplice cerimonia. Ora fece perfino un passo avanti per salutare il suo signore in quell'attimo di stupore. Quel movimento lo portò completamente fuori dalla stella e lo mise in pericolo. Capì immediatamente il proprio errore quando l'apparizione divenne esattamente ciò che era in realtà. Scintillò, si sciolse in una nube di stille color ebano, lo oltrepassò e si incorporò nella statua che era alle spalle di Guncius. Il mago roteò su se stesso. La statua si era ormai completamente animata. Le sue braccia, lunghe e fredde, si tesero verso di lui, lo strinsero in un abbraccio che lui non riuscì a spezzare. La statua ghignò e parlò. «Stupido! Quando adoravi Satana, adoravi me! Accetto le tue devozioni. Prendi quanto ti è dovuto!» Il mago non riusciva a gridare. Senza respiro e con le costole già spezzate, ansimò. «Eka! Akerak! Gakro!» Non riuscì a finire quel potente esorcismo. Trasse la tamè dalla cintura e colpì ripetutamente il corpo di pietra della statua. La statua tintinnò, si graffiò, si ruppe e cadde. Con calma, senza fretta e senza interruzioni e con buon appetito, Kaim il Signore mangiò delicatamente.